sport, ambiente, decoro urbano e partecipazione. Sono queste le deleghe assegnate a Barbara Brunori, ufficialmente la new entry tra gli assessori della giunta fanese in seguito alle dimissioni di Caterina Del Bianco. Dopo l'esperienza come consigliera comunale, la Brunori entra a far parte della squadra di amministratori della città anche in virtù dei voti ottenuti alle scorse elezioni comunali come candidata della lista Noi Città, la stessa della Del Bianco. Per me è un sogno, perché fare politica è una passione, e senso di comunità e dà un valore assoluto. Io in questi anni ho conosciuto una città sicuramente superiore a quella che mi immaginavo, per la vicinanza della gente, per il senso di responsabilità e anche proprio perché la nostra città è molto più viva di quella che pensiamo. Io parto da qui e sono contenta perché oggi comunque faccio questa esperienza. Ringrazio l'assessore Caterina Del Bianco, che mi ha preceduto e ha fatto un lavoro davvero importante, sia da un punto di vista tecnico che umano sulla città, e le auguro anche un buon futuro, ma sono certa che continueremo a collaborare insieme, come stiamo facendo anche in questi giorni. Per quanto riguarda le deleghe che ho, sono tutte deleghe al positivo, quindi è una sfida che vivo al massimo, perché hanno al centro le persone con le quali non ho mai smesso di relazionarmi anche nella precedente esperienza da consigliera. Hanno al centro il benessere, legato all'ambiente, ma anche legato magari al decoro urbano, a tutto quello che è la fase del bello della nostra città, che ognuno di noi vorrebbe vedere, e è legato anche al tema della cura, che non è un dettaglio perché magari nasce anche dal senso di responsabilità di ogni cittadino nel rispetto del bene pubblico. Caterina, come ripeto, ha fatto un buonissimo lavoro e non sarà mia presunzione, soprattutto in un anno di conoscenza, in questo primo momento, a stravolgere niente, perché è stata veramente un punto di riferimento e ha anche individuato dei lavori che sono utili alla città. Quindi il mio impegno sarà quello di proseguire. Poi se verrà qualcosa in più o di nuovo lo scopriremo strada facendo, anche attraverso, diciamo, l'esperienza che potrò maturare. E quindi ecco, io sono pronta, come ho scritto anche nel mio post, metto le scarpe da ginnastica e mi dico pronti partenza via. Che da buon assessore allo sport farò anche questo. L'ingresso della Brunori è stata anche l'occasione per rivedere la distribuzione di alcune deleghe. La cultura, ad esempio, non verrà riassegnata, ma resterà nelle mani dello stesso sindaco Massimo Seri. Ci sono stati alcuni movimenti di alcune deleghe, ma che servono per rendere più omogenea l'attività, perché altrimenti si rischia che su alcune competenze ci sono più interferenze, così per rendere più agevole il lavoro. Il sindaco si trattiene la delega alla cultura, ma c'è una ragione particolare. Siamo candidati a capitale della cultura italiana, quindi è bene che il sindaco sia capofila in questo momento, ma c'è anche un obiettivo, quello di riportare Fano nella mappa della cultura italiana. Ovviamente questa è un'occasione, ogni movimento è anche uno stimolo nuovo a ripartire, quindi anche una ripartenza con più motivazioni. Sono finite anche le tornate elettorali, che in qualche modo possono condizionare l'attività amministrativa, quindi ripartiamo con ambizione, con obiettivi precisi per far crescere e rendere Fano sempre più bella, interessante e attraente.